vincitore del Palio Culinario, non edizione, Quart'Ammont. Festa fino all'alba per la contrada Quart'Ammont che si è aggiudicata il Palio Culinario al nono festival del peperone dolce di Altino. Il menù con serenata di pasta, sorriso di maiale e il mitico maritozzo congelato ha conquistato la giuria di 5 chef presieduta da Ermanno Di Paolo, docente all'Istituto Alberghiero Marchitelli di Villa Santa Maria. Il premio ricetta d'autore, Anna Maria De Laurentiis, è stato assegnato al primo della contrada Briccioli, pasta del contadino. Anche quest'anno, a differenza degli anni passati, il livello medio si è innalzato, questo a me fa molto piacere, ma soprattutto la contrada che ha vinto in particolare ha capito che il peperone dolce deve essere interpretato al meglio significa la presenza in tutti i piatti, l'equilibrio gustativo, dove comunque deve venire fuori il sapore del peperone. E in questa contrada diciamo che lo hanno saputo utilizzare bene, accostandolo sia al primo piatto, sia al secondo e anche al dolce in modo particolare. Non solo cibo, l'Associazione di tutela del peperone dolce di Altino ha messo in competizione le 8 contrade partecipanti: Briccioli, Colli, Fontelama, Fontemandrelle, Quart'Ammont, Sant'Angelo, Scosse e Selva, anche sul tema del folklore. Il premio quest'anno è stato vinto dalla contrada Fontelama, che ha proposto in un'atmosfera esotica al ritmo di danza del ventre uno spettacolo rievocativo dell'invasione dei saraceni nella contrada Sant'Angelo, dove da secoli si essicca il peperone esponendolo al sole e all'aria. La qualità dei menù proposti, evidenziata dalla giuria degli chef, commenta Sebastiano Scutti, presidente dell'Associazione di tutela del peperone dolce di Altino che organizza il festival, conferma il successo dell'evento di fine estate che richiama nel centro storico del borgo residenti del Sangroventino e buongustai dei comprensori frentano e vastese, dall'area pescarese e turisti del nord Italia. Tra le novità di quest'anno è stato molto apprezzato il menù gluten free e vegetariano proposto dalla chef internazionale Antonella Barbella, lancianese di nascita e olandese di adozione. Non è mancata la solidarietà, promessa fatta all'indomani del terremoto di un anno fa e mantenuta, spiega Scutti, ospitando al festival alcuni produttori del consorzio di Amatrice. Archiviata la nona edizione, si lavora in vista del decennale. Il presidente dell'associazione e il direttivo promettono novità e rinnovato impegno per il prossimo traguardo, da cogliere insieme alla comunità altinese, che vive l'appuntamento di fine agosto come una nuova festa da segnare in rosso sul calendario.